Al giorno d'oggi non è più occasionale purtroppo sentire parlare di casi di bullismo e di cyberbullismo. Il volersi sentire superiori rispetto agli altri, il voler mostrarsi più forte dell'altro e il pensare che la violenza, sia psicologica che fisica, costituisca la soluzione migliore, sono ormai canoni che predominano tra molti dei ragazzi della società odierna. Non ultimo è il caso del ragazzo di Ragusa che è stato costretto a denudarsi e ballare alla fermata del bus, venendo nel frattempo ripreso dagli altri e postato su Instagram. La gente ne resta attonita, ma è proprio questa circostanza che deve essere il punto di partenza per il cambiamento. Un cambiamento che parte dal basso, dalla gente comune, dalle famiglie e dalle scuole, che devono educare questi giovani alla cultura del rispetto, del giusto, del senso morale. Insegnare loro che non è denigrando l'altro che ci si può sentire sicuri e migliori, anche perché l'acquisire sicurezza di sé non parte di certo dall'essere autori di violenze. La società, con tutte le istituzioni pubbliche e private, devono lavorare su questo per creare un vero futuro per questi giovani. Proprio sul fenomeno abbiamo sentito cosa ne pensa la gente con il fine di parlare del problema e sensibilizzare l'opinione pubblica. È una violenza molto molto brutta, veramente, è una violenza che non dovrebbe essere fatta perché non c'è motivo. Lei sensibilizza i suoi figli? Sì, tanto, tanto. Prima cosa faccio il paragone se sarebbe lui al posto di chi subisce la violenza, come gli sembrerebbe. Quindi non è il caso che nella vita ci deve essere sempre quello superiore, ci può essere anche l'eguale. Si deve lavorare tanto in famiglia, dando le basi. Una violenza proprio psicologica, perché tu provi piacere su quello che fai a condividerlo con gli altri, non le cose belle, le cose cattive. Il bullismo purtroppo è uno dei mali che c'è in questo momento fra i ragazzi e speriamo che i ragazzi capiscano effettivamente l'importanza di quello che fanno e di quello che succede mettendo appunto tutte queste cose anche su Facebook. È una cosa sbagliatissima perché dovrebbero stare più insieme i ragazzi, volersi bene, fare amicizia invece di postare queste cose che purtroppo poi vediamo quello che succede tutti i giorni. Pensano di dimostrare qualcosa, di mettersi in evidenza, comportandosi in questo modo. Anche i giovani risentono del fenomeno che si verifica intorno a loro. Il bullismo secondo me è quando una persona, non sapendo come parlare a un'altra, invece di chiarire o quant'altro, usa le mani a posto invece del buon senso, una forma di paura. E sul rapporto con i social, che poi queste cose molte volte vengono postate? Di cercare di essere meno canaglie e magari di cercare di dire quello che si pensa veramente in faccia invece che scriverlo possibilmente su un social e magari sentirsi potenti perché magari si fa qualcosa del genere e non appunto nascondersi dietro un social. Magari sensibilizzare anche nelle scuole, anche quando si fanno sport tipo calcio, pallacanestro, quant'altro, anche in chiesa, un po' diciamo dappertutto, cercare di far capire che non è giusto calpestare le persone. I ragazzi devono riscoprire il bello dello stare insieme, del divertirsi senza farsi beffa dell'altro e imparare ad usare con parsimonia i social, sfruttandone l'aspetto positivo. Come dall'altro canto fanno tanti altri giovani, occorre lavorare più su se stessi e sulla sfera personale che su quella di un profilo pubblico.